Sindaco De Martinis, oggi presentate questo importante progetto qui a Montesilvano in via Danubio a cui l'amministrazione comunale teneva in maniera particolare. Oggi vengono raccolti i risultati. È un progetto davvero bello e importante per il quale faccio un ringraziamento e un plauso a Giancarlo Rabuffo e ai suoi collaboratori, ma anche ai tanti imprenditori che hanno creduto nell'operazione, perché è un progetto che non soltanto regala alla città uno spazio dove fare sport, dove trovare sede imprenditoriale, dove esiste peraltro l'Università Europea del Design, che è un fiore all'occhiello per il nostro territorio, ma anche perché questo spazio è uno spazio che lascia il campo a degli edifici in abbandono, dei capannoni in abbandono. Trattasi in realtà di una zona dove da anni si richiedeva una riqualificazione. Ecco, ed è bello che ci siano stati imprenditori, in questo caso ci sia stata una mente così illuminata come quella di Giancarlo, che abbia regalato alla città tutto questo. Non a caso in seduta al tavolo stamattina c'è anche il sindaco di Città Sant'Angelo, col quale mi piace ci sia da anni una sinergia, e questo ristretto colore, che in qualche modo segue anche delle opere, delle situazioni che si stanno portando avanti su Città Sant'Angelo, rappresenta davvero un esempio di quanto i territori possano essere sinergici e possano insieme, insomma, regalare al territorio, ai cittadini, qualcosa di importante. Continueremo così anche negli anni a seguire, e ci fa piacere ci siano degli imprenditori, appunto, dei soggetti che insieme alle amministrazioni possano fare qualcosa di davvero bello per i cittadini e per tutti noi.